Grazie Presidente, in realtà sarà un intervento abbastanza breve. Io replico esclusivamente l'intervento che ho già fatto in commissione quando il centrodestra ha dichiarato che avrebbe votato no questa delibera, ancora prima di dibattere sia in commissione che qui appunto in aula. Un no che a mio modo di vedere non fa altro che confermare quello che in questa città è stato non fatto a riguardo della mobilità in senso generale, ma della mobilità sostenibile, di quello che riguarda comunque tutte le attività che abbiamo messo in piedi dall'inizio del nostro mandato. Questa delibera è uno degli elementi, è uno dei provvedimenti che stiamo attivando. Attivando, come ha spiegato il Presidente, gli interventi che sono succeduti, attivando un iter, perché, miei cari colleghi, forse ancora non è chiaro, per far lavorare gli uffici bisogna dare un indirizzo. L'indirizzo dato dall'Aula è l'indirizzo più, come dire, più importante, ma anche che ha più effetto, anche perché gli uffici non possono lavorare senza che gli assessori abbiano una determinazione chiara da parte dell'Aula. Ho sentito delle altre considerazioni che vanno al solito a porre il riferimento rispetto a un'altra città italiana, Milano, che ha già avviato oramai da anni questo provvedimento, ottenendo dei grandi risultati. Ecco, io consiglierei alle opposizioni di evitare il paragone esattamente con il capoluogo lombardo, perché altrimenti ci dovrebbero spiegare come mai negli ultimi 20 anni, mentre in appunto Lombardia e nella fattispecie a Milano, arrivavano miliardi per realizzare la mobilità sostenibile, tale che oggi il capoluogo lombardo ha 181 km di rete tram e 95 km di rete metro su 4 linee. Mentre Roma è rimasta al palo con 31 km di rete tram e neanche 50, 54 se ricordo bene, di rete metro. Ecco, quindi eviterei alle opposizioni di fare questi paralleli perché altrimenti dovrebbero spiegarci per quale motivo anche i loro colleghi in Parlamento non hanno fatto in modo di attrarre, di fare i compiti fatti bene a casa, di lavorare per fare in modo che anche a Roma arrivassero quegli stanziamenti rispetto a un'attività sia di programmazione sia di pianificazione. Un lavoro importante che, come sapete, adesso non mi dilungo, è già stato avviato e a breve arriverà in aula rispetto al piano urbano della mobilità sostenibile. Il paragone che invece mi sento di fare è con la città di Londra, un altro dei riferimenti che è stato fatto a riguardo, dove la congestion charge, come prima città in Europa, è attiva dall'inizio degli anni 2000. E faccio questo paragone proprio perché, come ho detto in commissione, è del tutto naturale che anche in una città come Roma, all'inizio dell'avvio di provvedimenti di questo tipo, ci sia da parte della cittadinanza una sorta di reticenza, forse anche culturale. Ebbene, è la stessa reticenza che ci fu, pensate un po', anche a Londra. La città era totalmente contraria. Dopo pochissimi anni rispetto all'avvio di questo provvedimento, la città ha cambiato idea da così a così. Oggi, se tu vai a Londra e provi a proporre alla cittadinanza di tornare a quello che era la mobilità rispetto alla fine degli anni 90, la città ti dice no, tant'è che stanno accettando tutti dei provvedimenti che stanno andando a implementare sempre di più, a limitare sempre di più l'accesso dei veicoli privati in città. Questo per dire che per questa città, al di là delle chiacchiere che ho sentito fare ancora una volta in quest'Aula, serve rimboccarsi le maniche tutti insieme, perché va anche compreso quello che è un ostacolo, diciamo, culturale, legato all'abitudine di ogni cittadino romano, giustamente, di muoversi con il proprio veicolo privato. Gli va anche detto che nessuno gli sta dicendo che gli verrà impedito
di utilizzare l'automobile. Anzi, questi sono provvedimenti che, unitamente allo sviluppo di quella mobilità su ferro, soprattutto che manca a questa città, consentiranno a chi vuole abbandonare l'automobile privata di poterlo fare e quindi liberare lo spazio nelle nostre strade anche a chi, rispetto all'automobile privata, non può proprio farne a meno. Si parla di provvedimenti che sono integrati l'uno con l'altro per fare in modo che questa città finalmente, con coraggio, affronti quei passi che servono per poterla elevare alla categoria di città di livello europeo, capitale di livello europeo. Non è una scommessa, non è niente di difficile, basta semplicemente lavorare. Se ci sono riusciti ovunque, possiamo riuscirci anche noi, senza più scuse. Senza più scuse. Questa città non può più permettersi il carico, il peso di circa un'automobile privata per ogni abitante. Ma anche in termini semplicemente fisici, non abbiamo proprio più lo spazio dove metterle. Non solo quelle in circolazione, anche quelle parcheggiate, lato ambiente, sapete che stiamo facendo il lavoro tramite il provvedimento che anche lì abbiamo dovuto rimettere in piedi, il PAES, poi l'abbiamo aggiornato con il nuovo dispositivo PAESC, che consentirà a questa città di andare a testa alta in Europa e chiedere quei finanziamenti rispetto a tutta una serie di iniziative, interventi che non riguardano soltanto la mobilità, ma che si basano sulla mobilità per quelli che sono gli effetti dell'inquinamento atmosferico. Finanziamenti ovviamente agevolati rispetto a, ad esempio, la possibilità di ottenere dei finanziamenti senza gli interessi dalla BEI. E tutta una serie di altri punteggi che una città ottiene facendo dei passi che oramai sono diventati irrinunciabili, a prescindere dalle volontà politiche, perché non possiamo più permetterci di far crescere i nostri ragazzi o comunque di vivere in territori che sono delle conurbazioni con al di sopra una cappa vera e propria di smog. Siamo entrati nel terzo millennio, non so come dirlo. Questo è il tempo per cui o prendiamo con coraggio e cominciamo a fare attività per poter realizzare questo tipo di interventi nei tempi necessari, e questa è una delibera che richiede molto tempo per poter essere istruita da parte degli uffici, per cui il messaggio che oggi va dato alla cittadinanza non è che domani mattina parte questo provvedimento, no, c'è un'amministrazione che dice agli uffici che bisogna lavorare in modo serio per fare in modo che fra qualche anno, saranno due probabilmente, lo speriamo tutti, perché i tempi, anche i tempi sono importanti e non abbiamo più tempo da perdere, per poter finalmente anche in questa città fare quello, ripeto, che hanno fatto tutte le altre città, che rispetto anche a Roma, non capisco perché debbano essere considerate sempre delle città migliori. Questo tempo deve finire. Roma deve tornare ad essere la capitale europea che merita di essere. Grazie.